Una partita di cocaina, discorsi nelle carceri del Perù, l'ipotesi di uno scambio di bambina. Ci sono vari elementi da considerare nella pista seguita dagli inquirenti nel caso della scomparsa di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata, una bambina di 5 anni sparita il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Sono passati 3 mesi e da allora non si hanno notizie sulla bambina. Tuttavia, alcuni sviluppi stanno emergendo. Secondo fonti investigative, la pista peruviana è quella su cui si stanno concentrando maggiormente. Gli inquirenti desiderano ottenere una rogatoria per interrogare alcune persone che risiedono in Perù, paese d'origine della famiglia Alvarez. Ma qual è il collegamento tra questa pista e il coinvolgimento della cocaina nella scomparsa della bambina? E cosa è stato rivelato in carcere? Per rispondere a queste domande, è necessario tornare indietro di un anno, al 2022, quando l'hotel Astor non era ancora stato occupato illegalmente. In quel periodo, un trafficante di droga di nazionalità peruviana fu sottoposto a una perquisizione domiciliare da parte della polizia. Le autorità fecero una scoperta significativa, una grande quantità di cocaina che il trafficante non aveva ancora pagato ai suoi fornitori. Durante l'operazione, una parte della sostanza fu sequestrata e il trafficante fu arrestato. Tuttavia, i fornitori non ricevettero mai il pagamento per la partita di droga. Nella stessa casa del trafficante viveva anche una donna, madre di una bambina della stessa età di Cata, la bambina scomparsa. Questa donna, alcuni mesi dopo, si trasferì all'hotel Astor, che nel frattempo era stato occupato illegalmente. Quando la piccola Cata è stata rapita, qualcuno ha fatto ipotesi che la sua scomparsa potesse essere collegata a una vendetta per la droga non pagata, ma prendendo la bambina sbagliata. Se questa teoria fosse corretta, potrebbe essere conosciuta nei circoli carcerari, poiché le voci si diffondono rapidamente tra i detenuti. È stato il padre di Cata, Miguel Ángel Romero, a esporre questa teoria ai pubblici ministeri. Miguel Ángel Romero aveva discusso di questa teoria in una conversazione telefonica con suo fratello, che è detenuto in Perù, poco dopo la scomparsa di sua figlia. Già nei giorni successivi alla sparizione di Cata, Miguel aveva avanzato l'ipotesi di uno scambio di persona. La stessa teoria era stata espressa anche dalla nonna paterna di Cata, Esther, che risiede a Pistoia e che ha condiviso questa supposizione. «Credo sia stata vittima di uno scambio di persona. Volevano rapire un'altra bambina e l'hanno presa per sbaglio. Sono sicura che nessuno avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia volontariamente. Siamo delle brave persone. Mio figlio ha avuto una vita difficile, ma ha scontato la sua pena in carcere. E la famiglia di Catherine, mia nuora, è una delle più rispettabili del nostro paese. So che Abel, lo zio di Cata, è stato arrestato. Io non ho idea di cosa succedesse all'Astor, ma sono certa che Abel non c'entri niente. Ma chi avrebbe potuto rapire accidentalmente una bambina? E, nel caso fosse stato un errore, perché non hanno comunicato nulla ai genitori dopo essersene resi conto? Gli inquirenti stanno anche esaminando la possibilità che la piccola sia stata portata in Sud America con un volo preso il giorno stesso del rapimento, prima che sua madre presentasse denuncia. Tuttavia, c'è un'altra teoria sui motivi dietro al rapimento che potrebbe essere collegata alle attività illegali all'interno dell'albergo occupato. È importante ricordare che la Procura di Firenze ha aperto un'indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione. Una delle terribili ipotesi è che il rapimento sia stato un atto di vendetta nell'ambito della lotta per il controllo delle camere dell'hotel, dove la famiglia di Cata aveva un ruolo centrale. 3 persone sono già state arrestate per il racket degli affitti e un tentato omicidio, mentre una quarta è agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati c'è anche lo zio di Cata, Argenis Abel Alvarez Vázquez, conosciuto come Dominique. L'accusa è stata presentata da Marlon Edgar Ciclo Romero, fratello di Miguel Alvarez. Nonostante le varie teorie e le congetture, il tempo passa implacabile e non si hanno notizie della piccola Cata.